Cade di domenica quest'anno il 24 giugno la festa della Natività di San Giovanni Battista e assume dunque il massimo rilievo liturgico questa ricorrenza che ricorda il più grande tra i nati di donna, come Gesù stesso lo aveva definito. Quando gli apostoli decisero di reintegrare il posto lasciato vuoto da Giuda, il traditore, Pietro stabilì come criterio che il candidato doveva essere uno di coloro che seguirono il gruppo, cominciando dal battesimo di Giovanni fino alla celeste glorificazione di Gesù. Il Battista dunque è l'inizio necessario del Vangelo e sappiamo che diversi dei discepoli di Gesù venivano proprio dalla sua scuola. Giovanni era il predicatore infuocato, denunciava con forza l'immoralità e proclamava la conversione e la purificazione del cuore, ma con altrettanta chiarezza aveva attestato di non essere il Messia atteso da Israele. Questo cosa significa? Significa che la salvezza non viene dal rigore morale proclamato da Giovanni. Non ci si salva semplicemente modificando i propri comportamenti morali. Se fosse così, ognuno potrebbe essere il possibile salvatore di se stesso, mentre noi sappiamo che esiste un solo salvatore, che è Gesù Cristo. Giovanni non è il Messia, non è il Salvatore, ma non può dire di essere veramente cristiano chi non passa prima attraverso la scuola esigente del precursore. Chiamare sempre bene il bene e male il male, ricercare la giustizia e fuggire l'impietà. Ecco perché Gesù stesso arriverà a definire, come abbiamo detto all'inizio, il suo precursore il più grande tra i nati di donna, cioè il meglio che l'umanità aveva da offrire al Salvatore che viene. La funzione di Giovanni dunque è permanente nelle vicende del Regno dei Cieli. Non solo Giovanni precedette storicamente la venuta di Cristo 2000 anni fa con la sua nascita, la sua predicazione e con il suo martirio, ma continua ancora oggi Giovanni Battista a preparare il cuore dell'uomo ad accogliere la grazia del Redentore. Lo ricorda perfino il suo nome, quel nome che sta al centro di una discussione, come attesta proprio il Vangelo di questa domenica che racconta la nascita di Giovanni. Giovanni significa infatti Dio ha usato misericordia. Come sapete, la nascita di Giovanni Battista cade in prossimità del solstizio d'estate, così come la nascita del Cristo a dicembre viene in corrispondenza del solstizio d'inverno. I nostri padri, che avevano un contatto molto diretto con le forze della natura, traevano insegnamenti anche da queste manifestazioni del ciclo solare. In inverno comincia, per così dire, la lenta risalita del corso solare, mentre in estate, anche se è molto caldo e non lo percepiamo, inizia la inesorabile discesa del sole. Lui deve crescere, diceva Giovanni, io diminuire. Ma per conoscere meglio il valore e il significato di questa festa del 24 giugno, ecco una scheda che mostra l'importante ruolo di Giovanni, il precursore, nel nostro cammino di fede. Giovanni Battista è il santo più raffigurato nell'arte di tutti i secoli. Sono innumerevoli le opere che lo rappresentano praticamente in tutte le chiese. Solo nella diocesi di Bologna si contano 32 parrocchie che lo venerano come patrono. Gesù stesso lo ha definito il più grande tra i nati di donna, come dire il migliore fra tutta l'umanità che cerca la volontà di Dio. La Chiesa lo ricorda con due feste, la nascita e il martirio, e con due domeniche del tempo di Avvento che lo vedono come protagonista, a ricordare come il Vangelo, la buona notizia di Cristo Salvatore, non è pienamente efficace nella nostra vita se prima non passa attraverso il forte appello di Giovanni alla conversione. Tra i nomi di persona, quello di Giovanni, nelle sue varianti maschili e femminili, è il più diffuso nel mondo e significa «Dio ha avuto misericordia».
precursore di Gesù, colui che gli prepara la strada, con la nascita, la vita e anche con la morte. La sua nascita prodigiosa, dagli anziani genitori Zaccaria ed Elisabetta, si intreccia con quella del Salvatore e l'incontro dei due bambini nel grembo delle rispettive madri annuncia che è giunta la pienezza dei tempi. Il severo appello alla conversione costituisce il cuore della missione del Battista nel deserto di Giuda, dove folle enormi andavano ad ascoltarlo e a chiedere perdono dei loro peccati, immergendosi nell'acqua del Giordano. Ed è proprio tra le acque del fiume che Gesù viene presentato da Giovanni come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Giovanni precede il Messia anche nella sua morte. Venne decapitato in carcere per non avere anteposto la verità di Dio alle regole della convenienza umana e così insegna ad ogni discepolo che la salvezza è inseparabile dal mistero della croce. Chiunque voglia dirsi veramente cristiano deve comunque e sempre passare attraverso l'incontro con la parola forte e provocante di Giovanni.